Vincenzo Maglione è il presidente del gruppo cosmetici in farmacia di Unipro. Sì. Nel corso degli anni i cosmetici in farmacia sono entrati sempre maggiormente. Come è cambiato da parte del cliente il modo di recepire questo settore nelle farmacie? Beh, il settore della farmacia si sta espandendo sempre di più attraverso il cosmetico. È uno dei pochi settori merceologici che prospera, in particolare nel nostro paese, e la farmacia è un punto ideale per il cosmetico da consiglio. Essendo quella che io sempre definisco la casa della salute, trova il consumatore, a volte paziente, in farmacia il primo consiglio, che anche serve come scrematura poi per quello che può essere il lavoro successivo da parte del medico, in particolare del dermatologo. Quindi è un connubio cosmetico e farmacia particolarmente felice, nonostante il momento. Che tipo di prodotti cosmetici si trovano in farmacia? In farmacia si trovano una buona parte di cosmetici, soprattutto quelli relati al mondo, per così dire, della salute. Per darvi delle categorie, la più grande è quella dell'igiene personale, quindi dai detergenti o ai prodotti per il corpo, ma ci sono varissime categorie, quali prodotti per i capelli, ora all'approssimarsi della buona stagione anche prodotti solari e così via. Però diciamo la ricchezza del cosmetico va ampliandosi. Asse centrale, in ogni caso, l'igiene personale.